Ciao, io sono Lorenzo e questo è Xplain Blog Tutorial Italia. Sali con me a bordo del Boeing 737 Classic per scoprire insieme la procedura di accensione. Buona visione. Eccoci qui all'aeroporto di Pisa. Eseguiremo la procedura di accensione per un volo che ci porterà da Pisa fino a Reggio Calabria. E queste procedure che vi farò vedere mi servono soprattutto per farvi vedere alcuni sistemi, come questi funzionano e come possiamo interagire con loro. Per la procedura di accensione ho utilizzato questa checklist che potete scaricare direttamente da internet, da .org, e che trovo ben fatta. Iniziamo comunque subito a vedere la procedura stessa. Chiamiamo la ground service e cominciamo subito con connettere l'energia al sistema dell'aereo. Connettiamo che cosa? La ground power unit in questo modo. Clicchiamo in questo punto e vediamo che questa spia si illumina. Se però chiediamo energia, questa non verrà erogata. Perché? Perché prima dobbiamo accendere la battery. Ma prima di fare questo, connettiamo la ground air supply. Spegniamo qui e diamo quindi energia attraverso quelle che sono le batterie dell'aereo stesso. Ed eccoci qua. Tiriamo giù per essere sicuri di non prenderci contro inavvertitamente e diamo proprio energia a tutto il sistema. Rumore caratteristico questo, che ci fa sentire il fischio della air supply, e anche vediamo appunto che l'energia viene erogata. Vediamo quindi che il generatore dell'aereo è a zero, l'APU è spenta completamente, il generatore 2 anche questo è a zero, ma che la ground power invece eroga energia. A questo punto la prima cosa che io faccio generalmente è quella di andare a allineare il sistema GPS dell'aereo. Come faccio? In questo modo. Metto su nav questo selettore, attendo un attimo che si accenda la spia allinei, come in questo momento, e poi vado ad accendere il secondo, cioè il sistema ridondante. Come faccio a sapere quanti minuti mancano all'allineamento completo dell'aereo? Basterà che agisca su questo selettore e vediamo che mancano 7 minuti per il sistema di sinistra e altri 7 minuti per il sistema di destra. Sono già sull'overhead panel e quindi faccio due test fondamentali, quello che sarebbe il test del segnalatore acustico dello stallo col suo sistema ridondante e anche quello del segnalatore acustico per quanto riguarda il superamento della velocità massima dell'aereo. Tanto che ci sono, faccio anche un test sulle superfici mobili e soprattutto su quelle che sono le spie che mi dicono se queste sono estratte oppure no. In questo momento posso fare anche test su flight recorder, quella che è la scatola nera che deve essere spenta in questo momento, e subito dopo vado a accendere le luci di posizione dell'aereo e l'anti-collision light in modo da far vedere a tutti quanti girano intorno all'aereo che all'interno dell'aereo c'è attività e che ci stiamo apprestando alla partenza vera e propria. Faccio anche altri check, che quali sono? Quelli fondamentali dei vari sistemi. Devo vedere fondamentalmente che sono spenti, come lo yaw damper, come le fuel pump, che sono spenti, l'arrivo di corrente dai vari generatori dell'aereo, le luci d'emergenza, la pressione idraulica all'interno dell'aereo, il window head deve essere spento anche lui e il pitot static spento. Altra cosa che faccio, siccome sto erogando aria all'interno del sistema, non faccio altro che rendere la temperatura dei passeggeri più confortevole e accendere il cabin pass. In questo momento quindi io
mi sono messo in una situazione di ricevere i passeggeri. Ma per farlo, ancora una volta, che cosa devo fare? Devo accendere luci d'emergenza in questo modo e soprattutto dire ai miei passeggeri che devono già allacciare la cintura di sicurezza. A questo punto vado a accendere lo yaw damper e anche il galley in questo modo. Entriamo nella modalità appunto di visualizzazione del mio cockpit. Vedo che l'allineamento nei due display non è ancora arrivato, cioè l'orizzonte artificiale e l'EFIS non sono ancora arrivate, e quindi cosa faccio? Vado a programmare il mio volo, che come ho detto precedentemente sarà da Pisa, aeroporto in cui ci troviamo, fino a Reggio Calabria, codice ICAO l'ICR. Andiamo, scusate, mi sono fatto un po' di appunti, andiamo quindi a programmare il nostro FMC. In ITRF la prima cosa che dobbiamo dire è dove si trova il mio aereo. Ho due modi per farlo: inserendo il codice ICAO del mio aeroporto di partenza, che come abbiamo detto è Pisa, lì l'IRP, ed eccolo qua. Avremo delle coordinate in latitudine e longitudine, ma io preferisco dare le coordinate in cui si trova veramente il mio aereo, che le vediamo nella seconda pagina di PostRef, del Position Ref. Non faccio altro che andarle a copiare, tornare nella pagina precedente e inserirle qua. Passiamo alla route. Allora, io ho caricato all'interno della directory con route il mio piano di volo. Per una questione di velocità l'ho già inserito, vi farò poi vedere successivamente con un post ad hoc come si fa per fare questa procedura. Sappiate che mi basterà inserire l'aeroporto di partenza e quello di arrivo, che come sappiamo è l'ICR, e cliccare su Coroute. A questo punto io ho caricato il mio piano di volo, se vado a fare next page lo vedo, vedete che il mio punto, primo punto rotta è Beten, c'è scritto direct perché ancora non ho inserito SID e STAR. Torno indietro, inserisco il mio numero di volo, io lo chiamo Ilair, e lo metto direttamente qua. Non faccio altro poi che attivare questa rotta inserendo exec, e quindi eccomi qua col mio piano di volo. Torno nella schermata Departure Arrive. Allora, io partirò da Pisa dalla runway 22R e la mia SID sarà Beten 7C, che la vado a trovare qua, ed eccola qui. Non ho trans, e faccio exec, vado sempre in departure arrive e vado su DCR, atterrerò direttamente sulla runway 33, che la trovo qui, e la mia SID è la Piger 1 Alpha, vediamo se la vedo subito, Piger 1 Alpha, ed eccola qua, non transition, exec, ok, clear. Vado a vedere le mie legs per controllare che sia tutto a posto. In realtà ci accorteremo, no, va benissimo la mia rotta. A questo punto vado a inserire la N1 limit. Allora, performance, allora la mia quota di volo sarà fly level 310. Inserisco la mia quota di volo 310, faccio exec e poi vado a inserire quello che è il peso dell'aereo a vuoto. Dove lo trovo? Lo trovo su ground service. Vedete che io ho il ground weight che è 46.17, vado a inserirlo, 46.17, eccolo qua. E poi le riserve, di solito si mette
almeno io metto 5.2 ed eccolo qua, 5.2. cosa importante, per fare questo volo mi servono circa 5.900 kg di combustibile. Ne ho messo un po' di più, ne ho messo 6.2, proprio perché ho bisogno di un po' di riserve. Vado su N1 Limit, anzi faccio exec prima, vado su N1 Limit, vado a inserire quella che è la temperatura esterna. Lui mi dice che ci sono 14 gradi all'esterno e ne metto uno o due in meno, quindi metto ad esempio 12. Ecco qua, vado in take off e vado a inserire quelle che sono, per un flap di 5 gradi, la V1, V2R e V2, e ci inserisco quella consigliata. Mi ricordo la V-Rotate che è 124 e vado a mettere QRH on e le ho inserite. Ok, torno indietro. Ok, a questo punto chiudo questa visuale, vado nella visuale dell'MCP e vado a inserire che cosa? Una velocità leggermente maggiore di 124, che è la VR, metto 100, qui ho messo 127, posso mettere anche 130, vado a inserire quella che è l'altitudine iniziale, che io ad esempio imposto sui 6.000 piedi, in questo modo, e vado a inserire quella che è l'allineamento alla pista 22R, che è 215 per quanto riguarda l'heading, in questo modo 215, e voilà, c'era arrivato 215. Ecco qua, a questo punto vi voglio fare notare una cosa: se io faccio la somma di questi due valori per quanto riguarda la presenza di combustibile all'interno del serbatoio, viene fuori quel famoso valore di 6.2 tonnellate che noi abbiamo all'interno. Faccio un test per controllare che questi due sensori, questi tre sensori per quanto riguarda i serbatoi, funzionino. Il test si fa in questo modo: tengo premuto per qualche secondo fino a quando non scompare tutto, viene zero, lui fa un check e effettivamente valuto che all'interno dei miei serbatoi ci siano appunto i quantitativi di carburante richiesti, che sono quelli di prima. Benissimo, intanto vedete che ho avuto l'allineamento, che ho i miei due display si sono attivati. Guardiamo se nell'overhead si è allineato tutto. Effettivamente è tutto allineato. Vado a determinare la posizione attraverso latitudine e longitudine ed è tutto a posto. A questo punto iniziamo l'accensione dell'aereo vero e proprio. Per prima cosa accendiamo quella che è l'APU, Air Power Unit, in questo modo. Tengo premuto per qualche secondo, lascio andare e guardo che questo display comincia a muoversi. Aspettiamo qualche secondo, ecco qua, si sta muovendo in questo modo qui. Ovviamente non possiamo far arrivare energia l'Air Power Unit fino a quando le spie non si sono accese. Bisogna aspettare qualche secondo ed ecco qua, la lancetta va giù ed ecco qua, APU Gen, il generatore dell'APU sta erogando energia. E se vado su APU Gen, vedete il generatore 1 è completamente spento, ma l'APU no. Arriva energia, non faccio altro che convogliare l'energia dell'APU direttamente al mio sistema, in questo modo. Benissimo, in questo momento quindi è possibile, faccio arrivare anche aria direttamente dall'APU, in questo modo, vedete che si sono spostati questi due selettori, queste due lancette. Non faccio altro che chiamare il ground service e disconnettere materialmente quella che è la ground power unit, vedete che si è spento, e la connessione con l'air supply. Eccoci qua,
Adesso siamo autonomi, arriva direttamente energia al mio sistema. A questo punto non faccio altro che iniziare a accendere tutto, fondamentalmente. Allora, prima cosa, Windows IT, Pitostatic IT, diamo pressione al generatore, è normale che due si spengano, due no, vedete anche il pannello del flight control si è spento completamente, ok, e non facciamo altro che accendere anche le fuel pump. Ed eccoli qua. Ovviamente qui mi dice che c'è bassa pressione, perché? Perché fondamentalmente il mio, andiamo a vedere qua, il mio serbatoio centrale è completamente vuoto. Ok? Benissimo, vado a fare retracted qui, vado a fare un altro check per quanto riguarda i sistemi di warning. Ok, sembra che funzioni tutto. Qui, se volete, ok, qui funziona tutto. Altra cosa che possiamo fare è controllare ad esempio che arrivi aria in caso di depressurizzazione in quota. Questo sia per quanto riguarda il pilota che per quanto riguarda il copilota. Ok, vado nel view preset, vado a vedere il pedestal, ok, in questo modo, e vado a considerare che cosa, come si vede il mio display. Allora, agendo su questa rotellina, io ho la possibilità di avere uno screen di come si vede l'EFIS. Io di solito lo metto su map, in questo modo, attivo quelli che sono i punti di riporto, gli aeroporti, eccetera eccetera, e anche il weather radar, ok, in questo modo. Weather radar, ok, il radar è acceso. A questo punto non rimane, ecco, vedete che si è acceso il weather radar, vedete qua, quindi sta funzionando tutto molto bene. A questo punto sarei anche pronto per eseguire l'accensione dell'aereo vero e proprio. Non faccio altro che cosa importante che stavo per dimenticarmi. Recycle fan, eccolo qua, qui auto, ok, sentite il sibilo, la quota, dobbiamo inserire la quota di volo che abbiamo detto essere 310, benissimo, l'altitudine del mio aeroporto, e infine mettere questo su flight. A questo punto siamo molto pronti, andiamo a accendere quindi l'aereo, non facciamo altro che mettere throttle quadrant, ok, quindi io adesso vedo sia il mio throttle che i selettori appunto dell'ECAM. Allora, torno sull'overhead, metto su il primo selettore del propulsore di sinistra in ground, vado qua, vedete che questi numerini cominciano a girare, si sta accendendo quindi l'aereo, devo aspettare che arrivi fino a 20 di N2, scusate, dopodiché posso tirare su leader. A questo punto vedete che l'aereo si sta
accendendo. Vista esterna, vedete appunto che questo propulsore è acceso. Torniamo nell'overhead e aspettiamo, ecco appunto che sia ritornato in off. Il selettore dell'engine sta di sinistra e lo metto su CONT. Faccio la stessa cosa per quanto riguarda il propulsore di destra, metto su ground, torno su throttle quadrant. Vedete, si sta muovendo anche questo. Benissimo. Aspetto sempre i 20-25 N2. Vedete il rumore caratteristico. Ed eccoci qua, che lo stiamo accendendo, vedete come avviene l'accensione, cosa si deve vedere nell'ECAM. Ed eccoci qua. Posso fare anche altri settaggi per quanto riguarda il NAV1 e il NAV2, ma cosa più importante, se torno in Captain, nella visione, devo inserire il QMH, diciamo che sia 10-15, ok? L'ho buttato a caso, non l'ho controllato, comunque è questo. A questo punto io ho l'aereo completamente pronto per eseguire le varie fasi di decollo, eccetera, eccetera. Posso anche mettere l'autotrottle on. Ed ecco qua il flight director on. A questo punto ho eseguito tutta l'accensione, ho capito come funzionano determinati sistemi, posso controllare anche i sistemi riguardanti l'accensione, le warning ad esempio in caso di fuoco. Ok, posso fare anche altri test, ma comunque in generale questi sono stati eseguiti correttamente. Cosa molto importante che mi sono dimenticato di farvi vedere, sempre entrando in ground service, vedo che l'elevator trim deve stare a 3.6, quindi non faccio altro che andare nella, ecco qua, 3.6, spero che si veda bloccato. Allora 1, 2, 3.6, quindi metto su 3.6 il trim circa. Siamo qua, ok? A questo punto siamo pronti per eseguire le varie procedure di taxi e di decollo. Nei prossimi video vedremo appunto il volo proprio da Pisa a Reggio Calabria. Grazie. Se ti è piaciuto il video, non dimenticarti di iscriverti al canale. Alla prossima!